Buongiorno ragazzi, oggi è venerdì mattina, la Sara è ancora a casa che non si è ancora ripresa del tutto e io sono a dare una pulita al frigorifero. In realtà l'ho già pulito qui dentro, ora devo pulire l'esterno, tollo anche tutte le calamite e poi voglio pulire anche qua perché vedete è tutto pieno di ghiaccio. E quindi ci voglio dare una pulita. Congelatore puliti, ho utilizzato uno sgrassatore, in questo caso Chantecler, al profumo di limone che è tra i miei preferiti. E poi sono andata a dare una passata anche con il Napison, questo è quello al limone e menta, buonissimo. Poi adesso l'idea era quella di dare una pulita anche al forno. E io per il forno ho questo qua della Dexalt, andato è arrivato alla Sara. Zero spin appunto per forni e grill, efficace anche a freddo. Io l'ho utilizzato pochissime volte, non è che mi faccia impazzire. Dicevo che l'idea era quella di pulire il forno perché veramente aiuto, messo male, però c'è la Sara che si inizia a agitare, quindi mi sa che rimane un altro giorno. E poi domani sera ci facciamo una pizza, quindi ho paura che se lo pulisco adesso domani ci sia sempre un cattivo odore e quindi mi sa che la rimando. Però veramente me ne devo pulire assolutamente perché non si può vedere. Visto che si scioglie il ghiaccio sotto l'acqua, eh? Sì, qui ora la pulisco, eh? Prendi un altro pezzo, guarda, eh? Guarda un po' si scioglie. Tiè. Wow! Sono messa a pulire il forno perché ormai mi ero messa in testa che lo dovevo pulire. Il vetro è venuto abbastanza bene. Il problema è il dentro, vedete, ho questa macchia qua e quella là che non mi vanno via, è già un po' che ci sono. Mi sembra che era stata Andrea che ci ha fatto colare della roba mentre faceva la pizza, comunque non vanno via. È venuto meglio rispetto a come era prima, decisamente, però quelle lì non c'è verso di mandarle via, quindi se avete suggerimenti per come si pulisce il forno, fatemeli sapere. Tieni, Sara. Risino col pomodoro. Vai. Allora, siamo andati a fare la spesa sia da Inns che alla Coop. Allora, da Inns abbiamo preso le solite cose per la pizza, la provola affumicata, prosciutto cotto, poi questo qui che c'è mascarpone e gorgonzola, le due basi per la pizza, poi abbiamo preso anche questa mozzarellina qua. E la mozzarella già tagliata a julienne, proprio quella apposta per la pizza. Te, quello della San Benedetto, baby, detenato alla pesca per la piccolina qui, la Sarina. Ah, e l'ovetto Kinder? No, l'ovetto Kinder si è preso la Coop. Totale della spesa alla Coop, 129,13 euro. Invece da Inns quanto? 19, 16, più o meno. 20 euro, via. E alla Coop ci hanno dato anche dei buoni per la prossima settimana. Poi abbiamo preso questo qua, la nuova raccolta punti, e ci hanno dato tutti questi bollini, poi dopo si attaccano. Vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, reparto detersivi, il dentifricio che in realtà questo si è preso da cinesi, della Mentadent, e poi sempre da cinesi si è preso il detersivo, questo qua, Sole, carezza di talco, che lo utilizzo per i vestiti della Sara. Alla Coop invece abbiamo preso gli spazzolini. Poi, novità, ho provato appena questo qua, spuma di champagne, bagno doccia, olio di macadamia e quinoa, non so, mi ispirava ed è vellutante, almeno qua dice. Poi, gel piatti agrumi, della linea Spisotti la carta igienica, Casa Coop i foglietti salva colore, ce ne sono 40. E poi ho voluto provare a prendere questo ammorbidente qua, concentrato, officina dei fiori della Coop. Profumazione qua dice Mediterranea, dermatologicamente testato, 40 lavaggi. Sono curiosa, c'erano anche le altre profumazioni. E non costa neanche tanto perché veniva su 1,99 euro. Questo qua invece c'era l'offerta e veniva anche questo, mi sembra, 1,99 euro.
Poi abbiamo preso latte parzialmente scremato e poi questo lo voglio provare a dare alla Sara, il latte al cacao della Mucchi. Poi tubetto di maionese, due di passata Mutti, una birra al limone, giusto? Sì, una bottiglia di Ferrarelle e poi c'è anche una cassa d'acqua. Questi cosa sono, Sara? Fagioli. Come? Borlotti. Brava! I fagioli borlotti. Poi il parmigiano, easy parmigiano. Il formaggio, cos'è, un pecorino. Poi i wafer alla nocciola. Fruttini per la Sara, abbiamo preso pera e banana, mela, e mela, fragola e banana. Questi qua, la presi Andre. Sì. E lei, visti te, io non avevo neanche visti. Della Sperlari, sono torroncini con caramello salato. Sembrano buoni. Poi un pane per maxi sandwich, tovagliolini della linea quella sempre solita della Coop Spesotti, caffè, questo della Coop, ci sono 18 cialde e non si è mai preso. Vediamo. Questi qui però non li abbiamo presi da Coop ma da Inz, sono gli snack di mais biologici, sono buonini. Poi banane, mandarini, anzi clementine. Questo qui che cos'è, Sara? La puta. Questo cos'è? Batolo. Il broccolo. Poi l'aglio. L'aglio, brava, il sedano. E biscotti tipo macine, però questi sono della Coop. Poi questi yogurt della Müller. Uno al pistacchio con mandorle croccanti e questo invece è gusto vaniglia con mandorle. Poi grana padano DOP della Fiorfiore Coop. Abbiamo provato a prendere queste qua della Patasnella e non si sono mai provate, sono le barchette e era un'offerta. Passata di verdure, una pasta sfoglia della Buitoni, quella rotonda in offerta. Abbiamo provato a prendere questo fritto misto di pesce con verdure. Non so, ci ispirava, stasera si prova subito. Poi due confezioni di tipo teneroni. Le piadine. Queste sono quelle alla romagnola. No, piadina romagnola alla riminese. Il basilico tritato e surgelato. Poi di carne abbiamo preso questo muscolo qua per fare il bollito. Il macinato di bovino che ci faccio le polpette, le fettine di petto di pollo, il cordon bleu allo speck, un maxi hamburger e poi lo spezzatino di vitella. Due di petto di pollo arrosto della Beretta. Che c'è, Sara? Uno di tacchino al forno e prosciutto crudo. Poi ricottine Coop. Il tè dei Tenato Coop, crescenza, quella da 165 e una più piccolina da 100 grammi. I buberoni al pollo, mozzarella, abbiamo preso due buste sempre appunto per la pizza e gli gnocchetti di patate Coop. Poi ho preso questi qua per la Sarina che le nascondo, se non se le vede le vuoi mangiare subito. Le ultime cose, i cracker salati della Coop. Di pasta ho preso questa qua del latte secco che era in offerta a 89 centesimi, ho preso però solo i fusilli e le rotelle perché per le altre cose ce l'abbiamo e due bottiglie di Coca-Cola Zero. Andrea oggi pomeriggio si è messo a fare il sugo, il ragù, poi domani lo metto nei barattoli e lo mettiamo in congelatore.